minuti, secondo appuntamento con la carovana. Buonasera Daniela Belbo, ciao a tutti, siamo ritornati a casa finalmente. Come andiamo? Bene, bene, grazie. Tutto bene, grande serata, siamo nel pieno del carnevale, quindi una serata di grande divertimento. Charlie Chaplin, buonasera, come sta? Benissimo. Benissimo, qui che abbiamo il commissario Maigret, cioè com'è? Ciao. Sei vestita normale tu, voglio dire, sì, perché non in costume? Qui? Un uomo. Un uomo, cioè una donna che si veste da uomo, che è una cosa. Poi abbiamo tanti ragazzini, guardate qua, uno dei tre moschettieri, quale sei? Non lo so. Uno dei... Va bene lo stesso, D'Artagnan, va bene? D'Artagnan. Poi qui abbiamo tutti schierati i bambini in maschera. Tanti e questa bambini. Qui che vedete è non una bimba, è una bimba vestita da adulta. Buongiorno, buonasera. Ah, buonasera a tutti, ciao bambini, la carovana con questo carnevale itinerante bellissimo. Volete fare un applauso? Camilla Nata, eccola qua, mia partner e collaboratrice. Andiamo verso il palco perché siamo con le spalle al pubblico. Adesso andiamo verso il palco dove ci sono degli amici che ci aspettano e apriamo con loro la serata. Buonasera, buonasera Prologo, buonasera signora, salve. Buonasera. Dunque, che fa? Aspetta, c'è la processione che ci segue, no? Giustamente, venite pure avanti, tanto mica ci sono problemi. Dunque, dicevamo, Daniela Belbo, allora per parlarci un attimino di Daniela Belbo e per spiegare a tutti coloro che ci seguono da casa dove esattamente ci troviamo e quanto sia vivo questo posto, qui alla mia destra c'è Armando Corsini che è il presidente della Proloco. Buonasera presidente. Buonasera, buonasera a tutti. Come stai? Tutto bene? Benissimo. Che popolarità! Devo dirvi una cosa, Armando è emozionatissimo, siamo arrivati qua presto nel pomeriggio, vi ha parlato con lui e dice non so come andrà, non so se verrà gente, se non ne verrà, non so più niente, guarda basta che non mi chiediate nulla e io sono a posto, vero o no? Vero. Contento, soddisfatto? Benissimo. Mi pare che ci sia un sì, bel pubblico, serata, no? Una bella serata. Allora, parliamo un attimino di Daniela Belbo. Due parole su Daniela. Che posto è Daniela Belbo? È un posto che di villeggiatura d'estate. D'estate. Sì. Noi adesso non abbiamo villeggianti, noi qui abbiamo tutta gente sì, del posto. Dei paesi no? Vicini. Paesi vicini. Niella. Siamo nella Langa, in piena Langa. Piena Langa, nel cuore della Langa. Cioè. Altitudine? 780. 700. Quindi collina? Sì. Di che cosa si vive qua? Ma ci vive un po' di più che altro della Ferrera che è vicina, è una grossa fabbrica, c'è un grosso agricoltura, qualche vecchio, qualche pensionato che comunque si continua a portare avanti l'agricoltura, però è un paese molto attivo, cioè direi che è un paese molto ricco di iniziative. Vieni, ci mettiamo un po' più al centro così facciamo anche vedere l'orchestra, poi la presentiamo bene. Dicevo, paese ricco di iniziative, ricco di fantasia, no? Sì, è vero, comunque con i giovani e anche i meno giovani si cerca un po' di tirare avanti, di barcamenarci alla meno peggio per poter avere qualche soddisfazione, non so come dire, qualche... Tienilo più vicino possibile, stai andando benissimo, bravo. Dunque, quando ci eravamo lasciati, noi eravamo venuti qui a fare il mercato ed eravamo stati accolti benissimo, c'è un ricordo bellissimo di Daniela Belbo. E c'era stato detto che sarebbe stato preparato al più presto un libricino per promuovere la zona, no? Per far sì, conoscere Daniela Belbo a chi non la conoscesse ancora. Ed ecco che il libricino l'hanno fatto, quindi sono persone anche di parola, dobbiamo dire la verità. In questo vengono esposte le caratteristiche essenziali di Daniela e ancora una sorta di riassunto, direi, sì. Perché il libro vero e proprio verrà stampato più avanti, sì. È vero? Sì, questo non... Che cosa si sta preparando? Allora, adesso gran carnevale, grande momento di festa, poi che succederà, Daniela? Abbiamo in programma diverse manifestazioni, partendo dalla primavera con una fiera a maggio. Poi si continua con prima aprile c'è la festa di San Giorgio, la festa patronale del paese, poi si continua con una fiera appunto a maggio e si prosegue a luglio, c'è la festa del villeggiante, anche per appunto per festeggiare i villeggianti che vengono certo. A trovarci, e poi appunto c'è la festa della Madonna a settembre. A ottobre c'è la castagnata e quella poi... è dire, una festa enorme, cioè sì, festa sì, della Madonna, cioè, sì, eh? Madonna. No, per carità. Poi c'è appunto a dicembre molto bello il presepe vivente che è una quarta edizione e stiamo appunto abbiamo anche ripreso tra l'altro, sì, no? Quindi è sì, stata una sì, bella iniziativa, ecco, una appunto, bella manifestazione, sì. Poi la scuola partecipa, i ragazzini partecipano, sì. Contenti stasera, felici, facciamo Baldoria, felici, Cappuccetto, stasera. Allora Cappuccetto Rosso fa Baldoria, con Lupo, con tutti gli altri, bene, dunque... volevo appunto aggiungere che abbiamo anche, cioè hanno organizzato una società sportiva con un campionato di pallone elastico di Serie C e speriamo e adesso che vada a parlare. Avanti, allora vogliamo parlare con Eugenia Cuttica? Seconda
ospite Eugenia Acutica che ci parlerà proprio di pallone elastico e viva Serie C1! Io vediamo di spiegare di che cosa si tratta, perché qualcuno saprà benissimo di che sport si tratta, però altri invece sono ancora del tutto profani. Sai che è un pallone che fa così, elastico, praticamente elastico. No? Innanzitutto ringrazio Quarta Rete per la bella serata organizzata e soprattutto ringrazio il pubblico qui presente. Agnella Belbo, sì, è stata istituita la squadra di pallone elastico della categoria C1 e questo grazie all'approvazione del sindaco e alla giunta comunale che ha consentito a questo. E soprattutto grazie anche all'impegno del nostro vice sindaco, del signor Pierluigi Bonetto, che collabora molto perché il comune di Agnella Belbo e così tutta la Langa acquisti un valore e venga conosciuta appunto proprio anche per questa disciplina. Esatto. Ma a quando i primi campionati? Perché ne discutevamo prima al tavolo, sì, anche alla fine di aprile. Ecco, molto bene. Sono già pronti, il pallone è pronto ed è più elastico che mai. Pronti per partire. Un'altra cosa importante che vorrei dire di Agnella Belbo, che io ricordo benissimo quando siamo venuti a fare il mercato, è che c'è una cantoria fantastica. Dov'è la cantoria? Alzate la mano, voi della cantoria, dove siete? Guardali là, i ragazzi della cantoria. Là in fondo. Ciao amici, allora uno dei compiti della carovana è quello di andare a portare attraverso la televisione lo spettacolo nelle case, spettacolo locale, quindi la cantoria sarà poi chiamata in causa per un momento di musica. Siete pronti? Vi siete allenati? Molto bene, più tardi ci sentiremo, ascolteremo le loro voci. Poi un'altra cosa importante che ricordo è che c'è una bella compagnia teatrale, piena di vita, piena di attività. C'è la signora Sturla Miles che se ne occupa e questa sera assisteremo anche a un momento proprio legato alla compagnia teatrale che ci farà un attimo di cabaret. E poi abbiamo scoperto anche dei cantanti, degli artisti locali molto bravi. Vero. Quindi questa sera vi mostreremo anche come Agnella Belbo vive la sua parte artistica. Sì. Si può dire così? Sono dei cantanti molto bravi e sono veramente validi, anzi... La festa di Villeggiante abbiamo organizzato una serata di esibizione. È andata alla grande. Molto bene, molto. Allora bene. Armando, che sia una bella serata per tutti, un bel augurio di buon divertimento. Attenzione, perché gli ultimi a presentare questa sera sono gli amici dell'orchestra La Lucciola. Facciamo un bel applauso a loro perché sono veramente molto bravi. Li abbiamo lasciati per ultimi, ma per dovere di ospitalità. Grazie. Allora, con che cosa apriamo in musica? Perché è una serata anche di ballo, soprattutto di ballo. Bene. Apriamo con un bellissimo valzer. Facciamo ascoltare questo bellissimo valzer. Come si intitola? Sognatore. Il Sognatore. Allora, tutti in pista. Danze. Buon divertimento, Agnella Belbo. Vai! Buoni premi con gettoni,
10 quiz ogni mattina, sogna pure chiudi gli occhi, anche tu sei nato qua, nel paese dei balon, son milioni a volta. Ogni giorno qui in Italia, quelli poveri sono rari, siete tutti milionari, siete tutti milionari. Io quasi mi vergogno, devo dire la verità, una vincita da sogno, ma chissà se arriverà. Se rispondi a tre domande, l'auto nuova puoi avere, con un semplice tagliando, vinci un viaggio di piacere. Guarda la televisione, basterà telefonare, con i soldi di un gettone, milionario diventato. Ogni giorno qui in Italia, quelli poveri sono rari, siete tutti milionari, siete tutti milionari. Io quasi mi vergogno, devo dir la verità, una vincita da sogno, ma chissà se arriverà. Siete tutti milionari, siete tutti milionari. Io quasi mi vergogno, devo dir la verità, una vincita da sogno, ma chissà se arriverà. Era tutti milionari, vai con la disperata, grazie. Daniele. We'll be right back.
serata. Evviva, grazie alla Lucciola, ci risentiamo più tardi. Adesso sono veramente contenta di presentare due amici. Sono gli ospiti, anzi meglio dire, sono gli osti dell'osteria di Agenzia Spettacoli. Sono dei cabarettisti, oltre che degli amici, ma anche dei cantanti. Hanno cercato di fare del dialetto delle Langhe una lingua. Non ci sono riusciti finora. Vediamo se oggi qui nella loro zona riescono a farsi capire. Signore e signori, Langhat Lovers! Oh, buonasera a voi! Uno alla mia destra e l'altro alla mia sinistra. Come state? Hai visto quanta gente stasera? Bellissimo, stasera qui... vi capiranno finalmente. Qua siamo nella nostra terra. Quindi qui stasera possiamo parlare in piemontese, ecco, che tutti capiscono. E che cosa ci farete ascoltare stasera come primo brano? Allora, la prima canzone che facciamo, la prima canzone che fu massante. Ah, mi sembrava. La canzone del Barot, anche perché bella sì, noi sentiamo proprio a co. Noi Barot parai. Va bene, allora. Certo che però con una barottina parai un mese, eh? Vabbè, allora stiamo bene, no? Posso rimanere anch'io per la canzone, no? Certo. Possiamo accennare anche un balletto fra poco. Ma non lo so, fai cosa così, vuoi, tanto. Tac, tac, no? Ecco, i bambini subito che ci imitano. Allora, tutti pronti a ballare voi bambini sulle note dei Langhat Lovers. A più tardi. Ciao. 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 Un truome vecciotto con 40 pioni un sagheba, una casina del vigne e del bestie e mi sulpa i dencana scuben. E su un dime me che è giovinotto a reula e desen al bris e gavese dan gira per stasi e nulera da vai mo da mis. Non se nandi cercuma na fumna perché andoga na manga in campogna per campasa un po' me da mangè cane stira calava cambai che cascugia con me. Era un paio d'ammatotte che mi smiava che fai su per me e sondò dal prevoste da un sindic e da lui mi le fai ludì. Lei si ma sentito ci apporne le cusette che la rispondì già che piena passina d'urtie e asperteira ben bene sei più. Dun se nasi c'è cumana funa perché andò gana mani in campogna perché un po' san po' me da mangè che a me tira calava cambai che cascuta con me. Spisci da stola, sei non finge tra i nana balè, tra i datara, tra i stipendi, tra i bucini e tra i nana il coupé. Cosa fai lei ciappa la vettura, su gandalfi in finché era già stra, al tempo scasmiava le langhe, una foto su un ebrannacà. Son barotto e cerco una fonda che mi darà una mano in campagna, e mi faccia un po' me da mangiare, che mi tiri, mi lavi, mi guardi e si cogli con me. Tota, con due io che mi schiavo il carbon, sogno libera e posso sposarvi, anche se voi non siete un terun. Adesso noi su massu in la casina, con una cubia e delle masna, l'uma al vetti e la vigna la frutta, l'aria buona salute in acca. Sono marotto, ho trovato la fonda, lei mi dà una mano in campagna, tutti i giorni mi fa da mangiare, lei mi tira, mi lava, mi guarda e vuol solo me. Che dare
spingime e sono dai te a stessa densità. Mangio nebbia rumo e tanta emme, la salute è un perdita per strada. Voi che steve a sentime sta saia e vi deve a tutti in consai. Veni turno alle vostre casine, in campagna se sta sempre mei. Son barotto, ho trovato la fonna, lei mi dà una mano in campagna. Tutti i giorni mi fa da mangiare, lei mi stira, mi lava, mi guarda e vuol solo me. Langhet Lovers, proprio da qui, due passi da casa. Due passi da casa. Loro, sì, d'altra parte sanno benissimo dove è Niella Belbo, non si sono persi, mai. Niente, mai. Siamo tranquilli. Partiti alle 8:15, siamo arrivati qua. Ma perché qualcuno dei nostri è riuscito a perdersi, non è che, vabbè, ma che lì erano. D'altronde, quando noi veniamo dalle vostre parti è facile. Succede perdersi. La stessa cosa. Allora, un momento solo di pubblicità e poi torniamo per un'altra loro canzone. Applauso globale. Voilà! Bene, bene, siamo rientrati dopo questo breve stacco. Devo dire che, non l'abbiamo detto prima, Niella Belbo dispone di un palazzo polifunzionale eccezionale, cioè siamo in una struttura fissa, come potete vedere, cioè qua non è un palatenda, non è un tendone, anche se la carovana si muove in giro per il Piemonte e si adegua a ogni circostanza, però siamo stati accolti dal calore, veramente calore anche fisico, di un ambiente eccezionale, quindi complimenti davvero. Chi è che gestisce tutto questo? È la Proloco? Proloco, mamma mia, avete un bel lavoro da fare, eh? Visto che bello. Io direi di fare un applauso alla Proloco. Ma sì, facciamo anche l'applauso alla Proloco. Ma sì. E anche al comune, certo, lo prolunghiamo, certo, per il comune, perché sono cose che viaggiano abbinate. Tra l'altro volevo solo dire questo, noi siamo già stati qua in questo locale l'anno scorso a fare il nostro spettacolo, quindi conosciamo bene la gente di Niella Belbo. Volevo approfittare, no? Volevo solo dire che noi facciamo spettacoli di cabaret. Quindi se qualcuno, qualche Proloco vuole contattarci, ci contatti, noi andiamo ben volentieri. Bene, Sergio, la sua fesseria l'ha detta, adesso li facciamo cantare. No, vero, cioè sul serio, loro sono molto bravi, eh. Poi chi segue il martedì sera può dirlo, cioè ha seguito anche le loro scene di cabaret, sono bravissimi, quindi cantanti e cabarettisti, ma adesso in veste di cantanti per che cosa, Sergio? Beh, l'ultima canzone che abbiamo fatto, la riproponiamo perché pare che sta canzone cominci a piacere, quindi Signora in blu. Signora in blu. Noi un po' più giù abbiamo un'altra signora di un altro colore, quindi va bene quella. Questa qua non ci piace di più. Ci piace signora in blu. Signora in blu, Langhet Lovers. Va bene. Pregar.
vicino al cielo. Secondo pezzo, Langhead Lovers, due canzoni. Chi vuole seguirli anche negli sketch cabarettistici, ogni martedì sera, Agenzia Spettacoli, sono i nostri host. Grazie Sergio. Ciao, ciao, a martedì. A ben rivederci, ciao Sergio. Arrivederci a tutti. E adesso siamo pronti per ripartire con la musica dell'orchestra. Ho visto che gli Irriducibili continuano a ballare, giustamente, questo era un bel valzerino, se lo son fatto comunque. E noi con che cosa riprendiamo? Adesso con un Meneito e con la Macarena. Dai, facciamo il becherito la mancia, cioè, andare. Signora, uè, aspetta, perché ho visto la signora là, vado a prenderla, stai qua, aspetta a partire. Aspetta un attimo, scusate, chi è che sa ballare il Meneito di voi? No, no, io già vi, venga un attimino con me, no, 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 non c'è problema, venga qua, venga qua. Venga. No, no, ma non è, venga sotto braccio a me, qua, allora. Venga qua, ma no, ma non deve camminare, deve ballare, che gli frega. No, ma ascolti qui, venga qui. Mettiamo la signora in prima fila, hai capito? Perché mi pare una campionessa di Meneito, cioè così a occhio. Allora, mi servono altre due persone per il Meneito. Vieni, vieni, vieni pure avanti, vieni, vieni, vieni. Venga anche lei, no, anche la compagna, certo. Così mettete, la se- perché servono due donne e un uomo, capito? Questo una ce l'ha, però, poverino, Allora, no, ma lei segua quello che fa lui, lui lo sa. Io male la gamba, che ho tonito, sono. Ma male la gamba. Lei faccia quello che le dice lui, capito? Lei non si preoccupi di niente, chiuda gli occhi e balli il Meneito. Pronta? Pronto? Mi raccomando, tienila d'occhio. Vai con il Meneito, guardate che popò di ballo abbiamo messo su, eh? Programma ricco! Così. Butti avanti la gamba, no? Alzi la gamba, Uno, e poi di qua, dall'altro, altro. Preciso! Preciso! Tutti in pista, vai! Vera signora! Sono arrivato io, Manolo e il ballerino, con lo stivale a punta che ho e la basetta lunga, l'occhio già in movimento, da una bella mora. Le dico vieni in pista con me, ti faccio parole, ai 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 ai. Signora me gusta mucho, quando vale il Meneito, fai vibrare il dito. Ai 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 ai, signora me gusta il mucho, questa notte dammi un beso, dammelo per favore. Movimiento, tocca riscaldamento, sento la coscia contro di me, inizia il sentimento, lo sguardo indolpiedito, dicendolo a chi ha fatto, ho la tequila in frigo per me, mano mano dove, ai 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 ai, signora me gusta mucho, quando va il Meneito, fai vibrare il dito, ai 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 ai. Questa notte dammi un beso, dammelo per favore.
quando balli il benedito, fai vibrare il dito. Ai 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 ai, signora mi gusta il buso, questa notte dammi un beso. È arrivato il gringo, ha fatto un occhio nero così, ma ce l'ho fatta sì. Ai 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 ai, signora mi gusta mucho, quando vado il benedito, fai vibrare il dito. Ai 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 ai, signora mi gusta il mucho, questa notte dammi un beso, dammelo per favore. Ai 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 ai, signora mi gusta mucho, quando va il benedito, fai vibrare il dito. Ai 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 ai, signora mi gusta il muso, questa notte dammi un beso, dammelo per favore. Ai ai signora, alegría macareña, con tu fatal la alegría es cosa buena, vale tu cuerpo alegría macareña, hey macareña, vale tu cuerpo alegría macareña, con tu fatal la alegría es cosa buena, vale tu cuerpo alegría macareña, hey macareña, macareña tiene un nombre que se llama y apellido Vitorino, la muda de Mambela de muchacho, se la llamo de amigo, macareña tiene un nombre que se llama. Que si llama y ha pedido Vitorino, era duda de la vela del muchacho. Se la piamo con amigo, hey! Vale tu corpo, alegría, macareña, corpo fatal, alegría, cosa buena. Vale tu corpo, alegría, macareña, hey, macareña. Vale tu corpo, alegría, macareña, corpo fatal, alegría, cosa buena. Vale tu corpo, alegría, macareña, hey, macareña. Vale tu corpo alegría macareña, pues tu corpo fatal alegría cosa buena. Vale tu corpo alegría macareña, hey macareña. Vale tu corpo alegría macareña, corpo fatal alegría cosa buena. Vale tu corpo alegría macareña, hey macareña, hey. Poi intanto, mentre si sgombra la pista, abbiamo pensato bene di radunare qui la corale, perché abbiamo detto che Niella Belbo è una corale bellissima, che per il momento non è ancora battezzata, cioè la corale di Niella Belbo, punto, fine. Allora, dove finisce la corale? Voi fate ancora parte? Mi faccia sentire un pezzettino di quel mazzolino di fiori. Quel mazzolino di fiori, così vediamo se riusciamo a farla entrare, dai. Quel mazzolino di fiori che viene dalla montagna. Assunta, la mettiamo nella corale, precisa, brava, brava. Lei anche sa fare qualcosa? No? Canti Vecchio Scarpone, dai, un pezzettino, Vecchio Scarpone. La facciamo insieme, venga qua. Vecchio scarpone che un tempo è passato. Quanti... Fa schifo a cantare, bravo, complimenti. No, non va bene, lui non lo prendiamo una corale. Allora, corale di Niella, noi l'abbiamo già sentita quando abbiamo fatto al mercato e devo dire che siamo rimasti veramente entusiasti. Questa sera ce l'abbiamo con un primo pezzo che è un classico piemontese. Allora, andiamo a prendere posto che la pista si è liberata. Tutti qua in centro, maestro, come andiamo? Duma ben, come si chiama? Ernesto, fai presto. Allora, tutti qua, schierati. Primo pezzo. Facciamo quello che volete. L'importante è che seguiamo il microfono che sta qua avanti a noi. Mettiamoci pure a semicerchio. Chi è il portavoce della corale? Chi è? Tutti quanti. Allora, prendo lei perché se lo merita. Allora, da quanto tempo la corale? Da sempre, una tradizione che continua. Non c'era ancora, c'era già la cantoria ed è una bella cosa, no? Perché è un modo per stare insieme, per essere vicini e per rinverdire le tradizioni. Noi adesso ascolteremo un classico del repertorio piemontese che è Cante Jeu, sì.
siamo leggermente fuori periodo, però ci stiamo per entrare, perché stiamo entrando in Quaresima, che ci porterà poi alla Pasqua, e quindi il Cantejeu è il canto classico pasquale. Si andava per i cortili, per le aie. Quest'anno andiamo di nuovo. Ma dai! Sì, siamo riusciti a combinare e quest'anno andiamo di nuovo a Cantejeu. E allora alleniamoci questa sera. Prego, prendete posto. Cantoria di Niella Belbo con Cantejeu. Vai! Dei requisiti particolari per entrare in questa corale? Ci va la voce, allegria e buon umore e... non so. Allegria e buon umore, perché voi vi ritrovate insieme per provare, naturalmente. No, certo, sottolineiamo questo, che non siete cantanti. Lui sì? Lui come tutti gli altri. Ma quando vi trovate, ragazzi? Ci troviamo ogni tanto, quando ci capita di andare in giro da qualche parte, allora ci si trova a cena da qualche parte, intanto che si mangia, si canta e si passa una serata. Quindi in convivio. Ma esiste un'età minima, un'età massima per prendere parte a questa corale? No, anche perché di giovani non siamo più tanti. Comunque Camilla, lui canta e dopo lo sentiremo anche in un duetto. È vero, Umberto. No, giusto per la cronaca. Sì, quindi ecco. Allora tu sei un cantante, non cercare di passare sotto mentite spoglie. Quello ti vuol fregare, capito? Infatti. Allora adesso che cosa ci fate ascoltare? Oh, adesso cantiamo La Madonnina dai Riccioli d'Oro, un pezzo che è conosciutissimo. Noi facciamo il possibile, speriamo di cantarla bene, anche perché qua non ci sentiamo molto, perché... Allora lasciamo ancora una volta lo spazio alla corale. Bye.
con Cantoria di Niela Belbo. Io li ringrazio, grazie infinite a tutti, a ben rivederci e complimenti, mantenete sempre ben viva la cosa. Ho sentito anche altri canterini che poi aggiungiamo magari alla cantoria, che non si sa mai. Franco, noi ci rivediamo dopo, perché Franco canterà anche in coppia fra un po' più tardi con... dov'è la tua compagna di canto? Non è ancora arrivata. Arriva. Quindi aspettiamo che arrivi e poi facciamo due canzoni a due voci. Un momento di pubblicità e poi si ritorna, perché qui a Niela Belbo sarà ancora spettacolo! E andiamo con Pinuccio! Mentre la gente balla e si diverte con la musica dell'orchestra La Lucciola, noi dobbiamo fare un doveroso ringraziamento agli sponsor. Come sapete, la Carovana, questo nostro programma, si muove per paesi e città alla ricerca di tradizioni, di momenti di festa locale, e tutto questo è possibile grazie a degli sponsor locali, cioè delle aziende che in ambito locale si muovono, che hanno un buon nome, che hanno dei prodotti ottimi. Venendo in Langa, tutto subito, non si può parlare che delle carni di Langa, no? Cioè, qui abbiamo Walter alla mia destra e carni tipiche Alta Langa. Walter, che cosa significa? Intanto ciao e grazie anche per la sponsorizzazione, perché grazie a voi che ciao. Abbiamo potuto fare questo. Ciao, si fa quello che si può. Comunque io devo presentarmi, io sono nato 50 anni fa qua a Niela, a 13 anni andavo già nelle cascine a comprare i vitelli con mio padre, a 20 anni ho messo una macelleria. Poi fino a 30 anni ho lavorato, però ho sempre perso, perché comprare le bestie è una cosa, lavorare la carne è un'altra. Comunque dopo 20 anni abbiamo detto, ho messo una macelleria, 30 anni ho iniziato il mio lavoro, 40 anni, 50 anni, adesso ho 50 anni, sono qua con questo mio negozio, che sinceramente non posso lamentarmi, perché è una clientela abbastanza vasta, liguri, piemontesi. Beh, qua siamo al confine con la Liguria. Sì, comunque sinceramente non posso lamentarmi. Comunque io non credo alle cose che sai da un giorno all'altro. Io ci ho messo 30 anni. Adesso arrivato a questo punto, dopo 30 anni di abbiamo costruito, abbiamo studiato, progettato un macello, che macelliamo bovini, solo bovini dell'Alta Langa. Se qualcuno vuol venire, è tutta carne scelta, no? Scientissima. Ma io voglio dirti una cosa, se mi permetti, no? Invitare i nostri telespettatori a passare una bella giornata in Alta Langa. Qua si mangia bene, si beve benissimo, l'aria è buona
E approfittando di questa gita fuori porta possono venire a comprare delle carni che sono eccezionali. Ma guarda, io non è che voglio a tutti i costi che vengono a comprare, io le voglio solo presentare, esporre, farvele vedere, far vedere cosa siamo capaci a fare. Certo. Noi, ecco. Però è sempre con un'esperienza di 30 anni che non è poco. Questo secondo me non è una cosa da sottovalutare, è vero, sì o no? Perbacco, è la storia, no? Allora, la storia tradizioni, va. Tradizioni, questo è una cosa che va perdendosi. Noi facciamo delle salsicce, dei salamicotti, facciamo delle teste in cassetta, ad esempio, che sono solo fatte con pezzi di maiale, sale, pepe e aromi naturali. Fa venire fame. Ma mai nessun tipo di conservante. E via. E perché i nostri prodotti fanno bene. Allora, io ve lo ricordo ancora, Boero, Walter, Aniella Belbo, se volete mangiare delle carni veramente genuine, carni tipiche dell'Alta Langa. In bocca al lupo, Walter. Garantite. E anche l'orchestra ha dato l'ultimo botto. Visto che abbiamo parlato di passare un fine settimana in Alta Langa, di venire qui a Aniella Belbo, qui abbiamo detto c'è una carne ottima, ci si diverte, la gente allegra e si mangia in maniera veramente speciale. Del mangiare in questa zona ce ne può parlare più dettagliatamente l'ospite che è al microfono di Camilla, vero Camilla? Infatti siamo in compagnia della signora Ausilia Gallo, che è la proprietaria del ristorante Albergo Locanda della Posta, proprio qui a Aniella. Un ristorante che dispone di 80 coperti e fornisce una cucina tipica piemontese, oltre che ottime camere con servizi. Allora, è vero quanto detto, signora Ausilia? Sì, è vero. Senta, ma che cosa significa? Perché non tutti hanno un'idea completa di quello che significa cucina tipica piemontese. Vediamo di spiegare che cosa significa. Allora, sono i piatti che si mangiano nella zona da moltissimi anni, praticamente è la cucina che facevano già i nostri nonni. Facciamo qualche esempio proprio di piatto a livello proprio di indicazione di cucina. Okay. Le tagliatelle fatte in casa, i ravioli fatti al flin, il cinghiale, il coniglio e i vari antipasti proprio locali, carne alla zingara, carne anche carne cruda, vitello tonnato, proprio le cose che si facevano già nei tempi indietro. Ecco, ma chi è che cucina? Adesso io. Ed è bravissima, scommetto. Sì, me la cavo. Un buon motivo per venire a trovarvi alla Locanda della Posta. Allora, noi adesso è poco che abbiamo iniziato la nostra attività, però cerchiamo di fare il meglio, cerchiamo di trattare tutti con cortesia e di offrire una buona cucina. Abbiamo detto che c'è anche un ottimo servizio di camere, è vero questo? Sì, noi abbiamo anche 4-5 camere che durante la stagione estiva, anche d'inverno, affittiamo, teniamo gente in pensione, sì. Cioè, quindi siete anche attrezzati per lunghe permanenze o soltanto per brevi pernottamenti? No, anche per lunghe permanenze, infatti nei mesi di luglio e agosto abbiamo dei signori di Genova che si fermano tutti e due i mesi. Ecco, a parte luglio e agosto, qual è un altro periodo bello e positivo per venirvi a trovare qui a Aniella? L'autunno è un periodo molto bello in cui ci sono parecchi prodotti tipici, appunto, poi anche come paesaggio è veramente bello. L'inverno purtroppo non tanto, poi la primavera è di nuovo un bel periodo. È ottobre che è il periodo del tartufo, qui può funzionare tutto anche molto bene. Certo, ottobre sì, quest'anno infatti è stato un mese in cui abbiamo lavorato molto perché c'è stata tanta gente, soprattutto tanti stranieri. E in attività con il marito, scommetto, perché qui anche lui stasera. Sì, lavoriamo assieme e abbiamo anche la figlia che in questo momento sta lavorando. Molto bene, io vi ringrazio e naturalmente per il prossimo sponsor ridò la linea ad Umberto. Sì, beh, stiamo parlando di specialità locali, stiamo parlando di una zona dove, come avete sentito, dalla carne alla ristorazione ci sono dei prodotti particolarissimi. E i prodotti che si trovano al mini market di Rita e Beppe sono altrettanto particolari. Ciao Beppe. Ciao Clivio. Tre generazioni per la famiglia. Come si chiama la famiglia? Chinazzo, Piazzo. Chinazzo, tre generazioni, già i nonni, i bisnonni. Tutta la famiglia. E poi è arrivata voi. La mamma Rita ha iniziato l'attività. Buonasera Rita. 5 anni fa. Quanto? 35 anni fa. Mamma mia, una vita. Una vita, ero ragazza. Mi sono ragazza. A 19 anni. E poi è venuto lui insieme.
scuola, aiuta ancora, se è ancora la cosa importante. È il pilastro della famiglia. Voi avete un mini market, però definire la vostra attività un mini market mi sembra molto riduttivo, perché voi in effetti avete delle specialità che si trovano soltanto da voi nella zona, vero? Sì, è vero, abbiamo la farina di mais macinata a pietra di 8 file della langa, che è favolosa, come si usava 100 anni fa, biologica al massimo. Abbiamo della marmellata di castagne e marroni di Gnella, prodotta San Benedetto, favolosa. Abbiamo le tume, il bruz, tutto locale. Abbiamo le tume al tartufo. Poi abbiamo dell'ottimo dolcetto, tra i quali di Tintero, che accompagna tutti questi piatti insieme. Abbiamo un pane veramente buono di langa. No, mi sono fatto il nostro panettiere. Un panettiere però sempre della zona. Sempre della zona. Posto. Non è che andate a comprare al supermercato. No. Biologico, abbiamo un rubatà al latte, dei biscotti di langa, abbiamo i frutti buoni di langa, nocciole Piemonte di langa, miele nostrano e diversi altri prodotti. Poi nella stagione ci sono i prodotti giusti della frutta. Voi a chi vi rivolgete? Cioè la vostra clientela è di Gnella, delle zone circostanti o è anche gente che arriva da fuori? Abbiamo la clientela di Gnella e dei paesi vicini, e poi abbiamo molte clienti da fuori, turisti e anche gli abitué che vengono sabato, domenica. Quindi c'è già chi parte, non so, da Torino, sì, o da Genova per venire a fare la spesa. Viene apposta da noi a prendere i prodotti che giù non trova, logicamente. Rita, una bella soddisfazione, Sì, io proprio l'ho fatto proprio con soddisfazione, io faccio quel lavoro lì, se no non si resiste. Io vorrei che venisse qui Camilla, perché abbiamo parlato di questi prodotti particolari. Vorrei ancora sottolineare l'azienda agrituristica Cattizzu. Noi siamo stati a mangiare lì questa sera prima di iniziare lo spettacolo ed ecco qua la signora, te la ricordi? Ah, buonasera, come sta? Ci siamo trovati benissimo. Com'erano quegli agnolotini? Una favola, poi quelli con ripieno di salsiccia, ci ha riempiti come degli otri. No, dai. Mi dica una cosa. Ho assaggiato solo le nostre cose che facciamo. Il coniglio al civet. Civet. E quella è una meraviglia. Ma che significa Cattizzu? E il nonno si chiamava Battista. Battista. Sì, e allora è da lì che è da... Cattizzu? Sì. Il langhetto proprio. Tisto. Aspetta che qua... Tisto, Battisto. Tisto. Proprio langhetto però. Sì, langhetto, sì, langhetto. Come mai agriturismo? Niente, mio figlio ha studiato, ha finito gli studi, niente, non voleva, cioè, andare a dipendere, fare l'operaio, però ci aiuta a casa, io in cucina, lui in sala. Quanto tempo? 5 mesi, poco, niente. Però siete già svezzati, eh. Ma insomma, io da giovane avevo già praticato questi lavori, allora... Allora, un'indicazione per trovare la vostra azienda agrituristica. Cioè, se arriva a Gnella, la strada qual è? Da Alba, cioè il più vicino è Alba. Ecco, ma perché siamo alle porte di Gnella, non siamo proprio a Gnella Belbo, no? Allora, per arrivare bisogna seguire la chiesa, la strada qual è? Dalla chiesetta, venite giù, ancora 300 metri. Poi basta chiedere, dov'è Tistu? Sì, appunto, ci conosco solo per quel nome lì. Allora, Cattistu, via Pianlea, numero 2, Gnella Belbo. Sì. Molto bene, io vi faccio ancora i complimenti, ve li faccio davvero di cuore in diretta perché abbiamo mangiato divinamente. Spero di avervi soddisfatti, non lo so. Qui è un posto tranquillo, hai visto che bello? Siamo andati benissimo. Sai che facciamo? Ci vediamo una volta di giorno, perché di giorno penso che renda ancora di più. In primavera? Lei prepari la lepre. Prepari una bella lepre. Qualche cacciatore? Ah, ma ci sono tanti altri piatti da fare. Molto bene, ci affidiamo a lei. Va bene. Erano buoni quei ravioli con la salsiccia, ah, mamma mia. Sì, da ripetere. Spero. Benone. Io volevo ancora dedicare qualche istante ad un altro amico sponsor, perché abbiamo detto gli sponsor sono quelli che ci consentono di fare la carovana. Certo, è vero. Ebbene, abbiamo parlato di tradizione, abbiamo parlato di cucina tipica, di prodotti tipici, ma anche per i giovani ci sono dei punti di incontro, dei punti di riferimento. Per chi non vuole andare al ristorante e i giovani
generalmente preferiscono quest'altro ambiente. C'è la pizzeria Mistral e sempre qui a Aniella Belbo, il giorno di chiusura è il mercoledì, è proprio sulla strada che porta Aniella, quindi è facilissima da trovare. Certo. Questo è un bel modo se si va in gita, io lo dico sempre perché gli abitanti del posto, chi è della zona, conosce già queste persone, perché sono persone che vivono in questo ambiente da una vita, che hanno operato in questo ambiente da una vita, che hanno raggiunto un certo grado anche di notorietà, giustamente, perché sono bravi. Se venite a fare una gita, veniteci tranquillamente, Aniella Belbo è un posto veramente bello e accogliente. Si mangia bene, si beve bene e si trovano dei prodotti fantastici. Andiamo con un po' di musica, poi direttamente in pubblicità. Ci rivediamo fra poco. Di cabaret locale è la volta della canzone locale. Siamo in compagnia di Franco, l'abbiamo già conosciuto perché ha preso parte alla corale, e ci ha raggiunto Adriana. Sono pronti per interpretare un brano portato alla ribalta sanremese da Ron. Si tratta del brano Vorrei incontrarti fra 100 anni. Volevo chiedere a Franco come è nato questo abbinamento con Adriana. Niente, siamo cugini e ci siamo trovati così. E avete deciso di cantare insieme. Sì, esatto. Avete due belle voci, perché io vi ho già ascoltato in anteprima, ma allora lasciamo le chiacchiere da parte a questo punto e quindi lascio veramente la parola alla vostra voce. Vorremmo innamorarmi, anzi vorrei incontrarti fra 100 anni. Può partire. Grazie. La base, grazie. Vorrei incontrarti fra 100 anni, tu pensa a un mondo fra 100 anni, no, ritroverò i tuoi occhi neri, fra milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra 100 anni, rosa rossa fra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Quest'amore più ci consuma, più ci avvicina, oh, questo amore. Felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato da te, che non puoi cancellarmi e cancellarti non puoi. Ci consuma,
parti fra cent'anni. Tu pensa a un mondo fra cent'anni, ritroverò i tuoi occhi neri fra milioni di occhi neri. Saranno belli più di di cantare sul palco vestita da Zorro, dice, perché quello non sembra Garcia, eh? È andata a cambiarsi in fretta e furia, perché fino a 10 minuti fa lavorava. Dove eri a lavorare? Dove? Lo dico, Mistral. Allora, era la pizzeria Mistral che facevi? Servivo. No, perché vista così penso stessi facendo una spadaccinata, capito? Una scherma, no? Stava servendo in pizzeria, poi giustamente aveva l'impegno qua perché voleva cantare questa canzone ed è arrivata. Molto bene. Andiamo col secondo pezzo, eh? Così, vivo per lei, sì. E solo... No, oh, che fa? Aspetta. Dai. Un attimo. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei anch'io, lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in casa. Ti chiedo solo adesso, sa che anche per lui e per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita attraverso un pianoforte. D'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pause, notte, libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo per lei. La musica,
state qui con me erano Franco e Adriana, due splendide voci. Ecco come anche nelle realtà qui locali si riescono a trovare dei veri talenti, perché veramente siete stati molto molto bravi. Come mai la scelta è ricaduta su questo brano? Molto d'effetto sicuramente. Appunto perché è molto d'effetto. Avete voluto stupirci con effetti speciali. Allora, intanto volevo ricordare a tutti gli ospiti in sala che qui, in questa sala polifunzionale, tutti i venerdì serata danzante. Quindi mi raccomando, non mancate, perché qui si balla ogni venerdì. Poi intanto naturalmente ringrazio e saluto tutti i bambini che sono stati qui davanti a noi e hanno cantato parola per parola Vivo per lei, bravissimi. E adesso a questo punto non mi resta che lanciare la pubblicità, ma noi ci rivediamo più tardi con la carovana. A dopo, ciao! Grazie a questo magnifico pubblico e mi auguro di vederlo fuori, di vederlo in piazza con me. Abbiamo una squadra vincente e mi auguro, ringraziando tutta l'equipe, di andare bene, di arrivare alla grande alla fine, e ringrazio soprattutto voi di quarta rete. Grazie, e volevo sapere quando è nata questa tradizione del pallone elastico. È nata quest'anno grazie all'amministrazione del sindaco Rosso Giovanni e di Bonetto Pierluigi, che ci hanno dato, diciamo, la spinta necessaria, e io di persona, che mi tengo qualificato, cercherò di fare tutto e di andare avanti bene. Va bene, allora io ringrazio il signor Cutica di queste delucidazioni ulteriori. Quindi uno sport giovane, nato da poco veramente qui a Nella, ma che riserva grandi, grandi sorprese. Intanto volevo ridare la linea a Umberto, ma non so dove sia finito. Aiutatemi a cercarlo. Sì.
Grazie Camilla, io sono qua che sto vedendo. Ho ringraziato Camilla. Ah. È contenta? Sì, grazie. Brava, lei che fa qua stasera? Come? È piena di coriandoli. Ma sono sudata. Fa la ragazzaccia in giro di notte. Ma cosa gli vuoi fare? È qui di Niella lei? Sì. Piace vivere qui? Ma abbastanza. È bello, no? Sì. Poi queste serate riescono sempre. Certo, certo. Brava, buon carnevale. Grazie. Come andiamo? Come mai non balla? Sto guardando. Sta guardando. Questo è timido, è il timido del paese, capito? Che l'abbiamo. Dunque, a questo punto io devo fare ancora una piccola precisazione sulla pizzeria Mistral. Mi hanno dato un fogliettino, guardate. È questo qua. Alla pizzeria Mistral, per mantenere alta la tradizione, comunque ci sono antipasti di produzione propria. Ravioli al pling, pizza Mistral, porcini, tuma, olio tartufato e in stagione anche il tartufo. Vi ricordo che la pizzeria Mistral qui a Niella Belbo rimane chiusa il giorno mercoledì. Mi sembrava doveroso fare anche questo appunto perché insomma ne abbiamo parlato magari pochino. Guarda qua Nina e Robertino che ci seguono ovunque sempre a ballare. Maestro, non stringere. Non stringi. Tu stringi. Ma... Tu stringi. A questa età bisogna stringere. Quello è un furbacchione, mannaggia la miseria. Furbacchione, guarda che belle donne qua, Niella Belbo. Madama, salve, andiamo bene? Donna pelosa, donna virtuosa. Abbastanza. Lei è una bella donna, come gliel'ha mai detto nessuno? Grazie, grazie. Gliel'han già detto? Ma no, ti me la ci credo. Per carità. Bravi, complimenti, è il suo cavaliere. Ah, eccola qua, una bella coppia proprio, precisa, precisa. Quando l'ha conosciuta? Tanti anni fa. Al Museo degli quando Orrori. Quando era ancora bella. Ah, quando era ancora bella. No, pensavo l'avesse trovata al Museo degli Orrori, qua c'è pure lo spacco, guarda che gambe. Vabbè, il carnevale è carnevale. Ciao, bella, come stai? Bene. Il vestito cos'è questo vestito? Da Marajà. Da Marajà, bellissimo, eh? Piace il carnevale? Sì. Che farai di bello in questi giorni? Sfilate? Sì. Li lanci i coriandoli? Sì. Ti diverti, eh? M'hanno riempito. Se trovo quel burlone, eccolo là, guardalo là. Quello che mi ha riempito di schiuma la barba, eh? Mannaggia la miseria. Dunque, mentre qua si continua a ballare, stiamo preparandoci per un altro momento di spettacolo locale. Io darei subito la parola alla regia per un nostro sponsor, un nostro grande amico, Villosio Mobili. È bello portare anche qui a Niella Belbo il messaggio di Villosio. Messaggio di Villosio che significa la lavorazione del legno fatta in modo artigianale, fatta come si faceva una volta, con il sistema moderno, col metodo moderno, ma rispettando la tradizione del saluzzese, che è una tradizione conosciuta in tutto il mondo. Lei sa che nella zona del saluzzese si fanno dei mobili bellissimi? Ah sì. Lo sapeva?